Allora, col Presidente siamo venuti sulla concorde determinazione della necessità assoluta di dare un governo al Paese. E quindi si inizieranno a percorrere tutte le strade per raggiungere questo obiettivo. Grazie. Buongiorno, non ho voce, quindi sarò brevissima. Beh, abbiamo parlato col Presidente, abbiamo convenuto che c'è bisogno di un governo prima possibile e quindi il Presidente esplorerà le strade per arrivare a questo scopo. Io mi scuso, ma non ho veramente voce. Grazie. Ma credo che c'è, diciamo, un vincolo assoluto che si chiama democrazia. Bersani non è uscito dal cilindro di un prestigiatore, e il nome è uscito dalle urne di un processo democratico che ha coinvolto oltre 3 milioni di elettori. Guida il partito che nella coalizione di centro-sinistra ha conseguito i risultati che sappiamo. Poi tocca a Bersani, ovviamente, esprimere, diciamo, il suo impegno sul terreno più alto di innovazione politico-culturale. Tocca a lui essere l'interprete di tutto il coraggio di cui c'è bisogno oggi per guidare l'Italia fuori dal pantano. Grazie. Fondata l'attenzione alla particolare delicatezza e fragilità del quadro politico, istituzionale e sociale italiano, un'attenzione quindi doppia da parte nostra e naturalmente da parte del Capo dello Stato. Consapevoli delle sue prerogative, abbiamo risposto in maniera precisa ad una indicazione che il Capo dello Stato ci ha richiesto, quella di indicare una figura che potesse riuscire a costruire un governo. Abbiamo indicato Pierluigi Bersani come candidato naturale a svolgere questa funzione. Abbiamo incontrato il Presidente e abbiamo esposto la nostra preoccupazione relativa alla necessità di avere un governo al più presto possibile. E non è soltanto un'esercitazione retorica. Un governo è necessario per mettere il Paese al riparo delle tempeste che stanno testimoniando in paese mediterraneo la gravità di una situazione che potrebbe rovinare sulle famiglie italiane, ancor più di quanto non accade in questo momento. Fratelli d'Italia è nel gruppo misto il gruppo di maggioranza relativa. Noi oggi abbiamo incontrato il Presidente della Repubblica col gruppo misto, abbiamo ribadito la nostra non disponibilità a votare la fiducia a un governo che mette insieme tutto e il contrario di tutto, perché riteniamo che un governo debba avere un programma chiaro e non debba in qualche modo nascere come è stato per il governo Monti, cercando di mettere insieme cose che non riescono a starci. Ci siamo espressi perché la soluzione sia quella di un piano B, dove B non sta per Bersani. Abbiamo con il dovuto rispetto rappresentato che soluzioni che siano quelle di esplorazione non vanno bene per il Paese, che non ha bisogno di giovani marmotte, ma ha bisogno di un Presidente del Consiglio. Abbiamo un'enorme fiducia nella capacità, nell'autorevolezza, nella serenità e nella esperienza del Capo dello Stato.